これはみりんというのと醤油、これをミックスして作ったもの。Questa salsa va fatta con salsa di soia che magari voi conoscete e poi queste mirin tipo di cuore, di cuore giapponese per cucinare, per cucinare. Mirin mo shoyu mo qualità ga iroiro arimasu kedo mo. Ci sono vari tipi di mirin e salsa di soia, ci sono livelli, これは日本で最高の。Questo lui ha portato dal Giappone con sé quello qualità assoluto più alto dal Giappone. で、で、作ります。もしよろしかったらこれを飲んでもいいですか。あ、magari se vi interessate potete assaggiare questo mirin. It's so sweet. Molto dolce.あ、ちょっと確認しろなこれ。Quindi mi sembra di capire che ci sia un gusto piuttosto dolce nella preparazione di questo liquido che verrà, come dire, amalgamato insieme all'anguilla. Nel frattempo attendo anche indicazioni per sistemare la nostra, come si chiama in tomatese questo, Michele? Il fugon.ボールにちょっと水、すいません、ボールにちょっと水が欲しいんです。Adesso recuperiamo anche un po' di acqua. Di acqua ne abbiamo da andare e da venire, Pio Comacchio, non è un problema. Ecco, poi ci sono le anguille. Queste arrivano dal Giappone, sono le nostre.Scusate l'ignoranza, sono le nostre. Io ripeto, sono particolarmente afferrato nell'ultimo anello della catena alimentare. La preparazione un po' meno. Allora, qui ci sono delle anguille. A questo punto le anguille, e questa è una tradizione, la devo spiegare. È una tradizione...anche come a chiese, ma soprattutto giapponese, quella di preparare, e questo lo devo dire perché è un messaggio un po' forte, ve lo anticipo, ma fa parte, come ripeto, delle tradizioni, vanno preparate ancora vive le anguille, per cui è un passaggio forte ma fondamentale per presentare quelle che sono le tradizioni giapponesi. Email address. Sì, ci sono francamente molte persone che impediscono la visuale delle persone dietro. Present email address. Per cui cortesemente. Foto. Thank you very much. Vedrete che loro, a differenza dei comachiesi, se non sbaglio, partono dalla testa, quindi piantano il chiodo nella testa, noi invece nella coda. Però anche loro molto spesso le aprono dalla schiena. Quindi. Un po' in tutte le parti del mondo, visto anche Nuova Zelanda, le tagliano sempre dalla parte della schiena. Adesso guarderemo, sono bravissimi, è uno spettacolo vederli lavorare. Questo è un coltello. Coltello, sì. Questo è chiodo. Cominciamo. Ce l'ho anch'io in questa prima comincia piano piano per far vedere bene. Come vi dicevo, la piantano dalla testa. Taglietto appena sopra la branchia. Altro buco. Mi tiene la tavola. La spiegate voi che non la vedo di qua. Si taglia da parte di pancia. Ha calato l'interiore. Delle scarpe. Allora, non so se mi crederete. Ma nella mia vita l'uomo più bravo ad aprire le anguille che ho visto in tutta la mia vita ad oggi, è morto poveretto, era un signore di Torino
che con un coltellino da castrare le castagne e un chiodo a mano nuda le apriva così. Di solito lui non tiene una cosa però oggi si muove, quindi gli si muove la tavola. In Giappone non si fa così. Bravo, bravo, bravo. Scusate, ma non si è mai finito di imparare, no? Allora. Lui le apre dalla pancia. Adesso comincia a fare più veloce. Cosa c'è da Isikani? 70 kg. Quindi lui così si apre 70 anguille all'ora. Quando è una macchina? Una macchina! 70 kg? Non è 70 anguille. Grazie. Ah, quindi se è grandezza così anguilla 300 all'ora. È velocissimo. Bisogna dirlo. Mi apre dalla pancia e mi si avvicineranno, se non le spiego. Però è molto molto veloce. Ho provato una volta io a tagliarle dalla pancia, mi si sono accartocciate sulla griglia perché non le spieghiamo come fanno loro. Loro poi mettono delle stecche di traverso anche. Però è veramente uno spettacolo. Ma in Italia non mangiate questa parte, no? Quella fegato. Sì, il fegato, sì. Certo, pato macchio, non in Italia. Pato macchio, devo sapere. In Giappone invece si mangia spesso. Sì, si fanno gli spiriti. So. È stato bravo, ok. Facciamo un applauso a Onagasan. Onagasan, molto, molto, molto bravo, grande. Adesso andiamo al prossimo step. Allora dicevamo, me l'ero anche studiata ma me l'hanno ricordata, mentre guardiamo lo spettacolo del signor Hiroshi Ogata, è titolare di un grande, più che grande, molto antico, molto rinomato ristorante nella zona di Kokura, siamo nella prefettura di Fukuoka, l'isola. Adesso usa spiega. E il ristorante si chiama Inata. Non solo un'anguilla, però adesso sta mettendo tre anguille tutti insieme. Dicevo che fanno anguille da oltre 100 anni. Lui fa solo, quasi esclusivamente, kabayaki, anguilla ai ferri. Allora, nel frattempo, mentre la preparazione prosegue con una velocità impressionante, io volevo salutare anche Marina, che è la rappresentante, colei che peraltro l'anno scorso ha vinto la prima edizione del Burattello d'Oro, e questo con tanti altri ristoratori presenti in questa competizione. Quindi io farei un applauso alla rappresentante dell'anguilla locale, dell'anguilla comachese. Ecco, vi sarà anche la possibilità di vedere all'opera Marina, quindi per capire quelle che sono le differenze, mi sembra di vedere abbastanza sostanziali tra la preparazione dell'anguilla in Giappone e la preparazione dell'anguilla con Marina. Ecco qua l'anguilla a questo punto spiedata. Io nel frattempo chiedo se è pronto il fugon, così come sta da noi definito, non mi sembra. Michele, io chiedo a te una supervisione. Non
もう一回だけ食べてます。 Ecco, nel frattempo l'abbraccio viene preparata nella nostra grande griglia. Come ripeto, le anguille sono ancora vive, questa è una tradizione che in parte viene riconosciuta anche qui a Comacchio, ma nello specifico diviene fondamentale per la preparazione del piatto in Giappone. Lei dice che aprire un'anguilla è molto facile. Tutti possono fare. Allora, mentre l'anguilla giapponese viene presentata, io direi di iniziare con la preparazione anche dell'anguilla comacchiese. In questo momento chiederei alle persone qui di fronte, Mario compreso, di spostarsi leggermente per favorire la visione anche delle persone in fondo. Quindi vediamo la preparazione di Marina, che è responsabile peraltro del ristorante Il Borgo, che si trova proprio a due passi dal Tre Ponti, vincitrice, lo dico ancora una volta, del Burattello d'Oro dell'anno scorso. Vediamo la preparazione dell'anguilla comacchiese. Questo è uno scontro tra culture, anzi un incontro tra culture per la preparazione di questo prezioso pescato, ricordato in tutte le salse possibili, in questa 17ª edizione della Sagra dell'Anguilla. E poi, dopo cucinato, lui vuole chiedervi di assaggiare, perché questo è particolare. Mi hanno detto di spiegare cosa sta facendo invece la nostra Marina Mazzotta in questo momento. Sta di fatto preparandosi per fare, vai avanti Gioia che intanto ti guardiamo, preparandosi per fare il famoso brodetto a becco d'asino comacchiese. Si prende l'anguilla, si taglia a rocchi, cioè a pezzettoni, senza staccarla dalla parte inferiore, poi verrà eviscerata. Dopodiché verrà messa in una pentola dove già prima abbiamo fatto sobbollire in abbondante aceto, acqua e triplo concentrato di pomodoro delle cipolle che serviranno da letto al brodetto. Sono andato bene fino adesso, Marina? Grande Marina, ci conosciamo da una vita con la Marina. Allora adesso vi lascio guardare come si preparano. Sostanzialmente questa è però una anguilla in pentola, diversa dall'anguilla alla griglia che fa il nostro Ogata-san, e diversa anche dall'anguilla alla comacchiese aperta o sciapà. Come avete visto, lui le apre dalla pancia ed è costretto a spiegare perché altrimenti gli si arricciano. Le nostre invece, aprendole dalla schiena e deliscandole successivamente, non si arricciano. La prima botta di fuoco, dico bene Marina, seguimi, gliela diamo per non farle arricciare dalla parte ventrale dove l'abbiamo aperta, cioè dalla parte della carne. Dopodiché la si può girare. Per avere un pesce ben cucinato, la brace non vuole troppo viva, quindi il fuoco di carbonella diciamo che è un pochino troppo potente, e va girata molto spesso, salata con un leggero anticipo, diciamo mezz'ora prima di essere buttata sulla griglia, una buona spolverata, generosa spolverata di pepe nero, ed è pronta quando assume il colore dell'oro ramato. Spiegato bene? Si è capito? Grazie ragazzi.
Intanto Marina sta andando via con una scheggia, eh? Rocchi non più grandi di 4-5 cm, diciamo sui 3-4 cm i rocchetti dell'Anguilla. Come si dice come chiesa Rocco d'Anguilla? Dai, dam. Un murlano, burattano, un murlano, un morello, bravo, grande. Abbiamo già messo l'olio, Gioia? No, niente olio ancora, niente aceto. Ascolta, butta dentro quelle là che sono già pronte, già tagliate. Dico che ti sei venuta preparata. Se hai bisogno di acqua, non la vedi. Fare vai con casa. Fagna con casa, c'è un burattano alla nostra maniera. Dite? No, gliela facciamo, usiamo la tavola del giapponese. No. Via la griglia. Adesso glielo diciamo, però anche la stampa sapete che ha delle precedenze, abbiate pazienza. Signori della corte e del cortile, mi chiedevano qua dalla platea se è possibile fare un po' di spazio, tutte le persone in piedi, se potessero aprirsi a varco, per favore, in modo che anche dal ponte si possa vedere quando il signor Mister Ogata cucina alla brace. Per favore, anche la stampa. C'è la stampa, c'è la stampa, c'è sia la nuova che il resto qua. È vero? Signori, ci sono anche dei ristoratori molto curiosi, vedo, eh? Abbiamo un ristorante storico. Dov'è? La caporedattrice o il caporedattore? Caporedattore di estense.com, mi dicono. Il nostro... Mauro? Mauro Alboni, che è poi il nostro quotidiano online, se non sbaglio. Ah, grande! Si sta arrangiando in una maniera incredibile, mister Ogata. È riuscito a fare tutto con quello che ha. Ci sono dei... Gino? Mario Gino? Venite qua da me, vedete lo stesso, lasciamo un buco perché vedano anche gli altri, grazie. Qui. Esatto, grande. Bravi! Ce l'ho fatta, eh? È stato tu, ma i parti sono difficili, lo sai. Allora, intanto che voi adesso riuscite a vedere mister Ogata, noi ci spostiamo dalla Marina Mazzotta. In questo momento cosa fa Marina? Taglia grossolanamente la cipolla per farne un letto. Benissimo, la butta dentro. Chi di voi ha già mangiato... mi rivolgo a voi, sul ponte. A me gli occhi. Allora, chi di voi ha già assaggiato il prodotto becco d'asino alla comacchina? Sulle mani. Siete pochissimi, vi consiglio per favore di avvicinarvi quando sarà l'ora di pranzo a qualcuno dei nostri ristoranti, degli stand, c'è di tutto, potete scegliere fra un ventaglio di offerte che più grande non si può e di assaggiare il nostro prodotto a becco d'asino. Anzi, a tal proposito vi informo, ma lo diciamo Sandro, che martedì ci sarà una singolare tenzone, cioè una sfida vera e propria a colpi di prodotto becco d'asino alla comacchina. Nella sala dei fuochi, martedì sera, alcuni sfortunati selezionati, fra i quali il sottoscritto, si misureranno in una gara di prodotto tradizionale comacchese, prodotto becco d'asino. A proposito, sapete perché becco d'asino? Ci sono ancora dei bambini, siamo in fascia protetta, non ve la posso dire. Alla prossima! No dai, allora diciamo una cosa che si può dire anche coi bambini, che il significato è palesemente fallico, va bene così? Sì, d'asino, va bene, così. Ma sapete perché? Mio nonno me l'ha raccontata così, diceva guarda, c'era un ragazzo che si era proprio stufato, tempo di guerra, un po' prima, fra le due guerre, si era stufato di mangiare pesce e quasi sempre esclusivamente anguilla. Allora disse al padre, basta, non ne posso più, voglio mangiare carne.
carne a quell'epoca Comacchio, merce assai rara, e allora si inventò questo guazzetto particolare con quello che aveva in casa: cipolla, aceto, un po' d'olio, l'olio, attenzione, perché se è molto grassa l'anguilla non va messo, se invece vediamo che l'anguilla è un po' magrolina, e allora lì è il caso di aggiungere olio, specialmente le selvagge. Fece sto intingolo e glielo presentò. E il papà, il figlio disse al padre: ma scusa, ma è carne questa? E lui gli disse: sì, è carne. Ma che carne è? È carne d'asino. Ma quale parte dell'asino? L'hanno provata a Bac de Asan. Adesso avete capito. Bene, così abbiamo raccimolato, abbiamo assaporato, oltre che qualche profumo che credo inizi a librarsi nell'aria, anche qualche aneddoto comacchiese. Come ripeto, Michele è parte integrante di una compagnia teatrale che ha come impegno primario anche quello di far conoscere le tradizioni e il dialetto locale. Nel frattempo si prosegue con la preparazione del nostro illustrissimo ospite. Io colgo questo attimo di pausa per presentare anche il presidente del gruppo di Orbetello che ci sta seguendo, sta seguendo la dinamica di questa saga dell'anguilla con uno spazio apposito all'interno della vecchia pescheria. Credo che poc'anzi lo stesso presidente mi abbia raccontato che non era mai stato a Comacchio, quindi le prime impressioni per questa città. Mi sono innamorato subito, tant'è vero che non sono passato nemmeno in albergo a cambiarmi. Devo dire che siete bravi, è un'impronta turistica importante, una cultura del cibo che già conoscevo per storia, ma che mi trovo a toccare adesso e capisco quanto vuol dire. Noi pensavamo di essere insieme a voi soli nel mondo, no? A lavorare e a divulgare l'anguilla. Qualcuno ci ha provato, ma sono sempre più convinto da adesso che voi e noi siamo i migliori del mondo, quindi ne siamo orgogliosi. Diciamo che siamo in tre, considerando che ci sono anche gli amici giapponesi, così non facciamo torta. Dopo di noi. Così non facciamo torta a nessuno. Peraltro io volevo qualche indicazione riguardo dell'esposizione che è presente all'interno della pescheria, che peraltro vi invito ad osservare. Cosa possiamo trovare all'interno? La nostra anguilla, le nostre anguille sono marinate o scapecciate, ma soprattutto sono sfumate. È una ricetta che risale all'epoca della dominazione spagnola. Vengono affumicate a legna di abete dopo essere state spalmate in una salsa composta da peperoncino, pomodoro e un ingrediente segreto che voi conoscete ma io non lo dico, e poi vengono servite fritte. Oltre ai sughi che la nostra azienda produce, presidi sul food, bottarga, sugarello, spigola, orata, e sono la testimonianza, come saprai, che dopo il disastro che è avvenuto quest'estate i pescatori di Orbetello sono pronti a ripartire. Perfetto, io volevo ringraziare, non senza aver sentito il vostro applauso, per gli amici che tanta strada hanno fatto per essere qui presenti. Peraltro ho anche il sindaco di Comacchio qui che mi ha promesso che tra un attimo verrà a verificare tutto ciò che mi hai detto, per cui grazie agli amici di Orbetello, e continuo a ripetere: fate un salto all'interno della pescheria per verificare di persona ciò che è stato presentato un attimo fa. Allora, più vicino la pietra. Bene, adesso ci proviamo con questo. Provo a spostare più avanti. Attenzione. Ah, ok, perfetto. Sei forte, Sandro, fai tutto di avanti. Voi chiedete a me che io intervengo, chiedetemi di spostare pietre, è il mio lavoro. Bene, nel frattempo vediamo come pian piano si stanno rosolando queste splendide anguille, mai viste così spiedate, devo dire. Mario, tu che sei, anzi Mario lo presento un attimo, Mario è stato colui che ha inventato letteralmente la saga dell'anguilla, tu hai mai visto cose di questo genere? Solo su YouTube, non l'ho mai visto dalla persona. Essere molto curioso, stavo guardando con attenzione. Bene, quindi da YouTube a una esperienza extrasensoriale reale. Io nel frattempo mi sto affumicando, quindi esco da questo ambiente. Marina, tutto pronto? Come sta procedendo? Adesso facciamo la cipolla.
e poi dopodiché metteremo le nostre anguille. Ciappale. Perfetto, queste sono altre indicazioni. Hai visto l'ingrediente segreto di Marina? L'ingrediente segreto è l'alloro. L'ingrediente segreto di Marina? L'alloro! È l'alloro! È l'alloro! L'alloro! Perfetto! Mi sto chiedendo quando sentire all'interprete giapponese come sta procedendo la costruzione. Ci vogliono 7-8 ore, quindi rimaniamo. Ah, minuti, quindi riusciamo a congedarvi prima di sera. No, sto scherzando. Quindi tra qualche minuto le anguille saranno pronte. Adesso vorremmo vedere se c'è qualche volontario per l'assaggio. Fermi. C'è Michele. E questa è la preparazione, è il piatto principale del ristorante del nostro illustrissimo ospite. Peraltro ci sono dei bigliettini da visita qui pronti per essere recuperati qualora abbiate intenzione di visitare di persona il ristorante del nostro ospite. Io li ho qui, se avete un passaggio in Giappone da fare a breve, ci sono. Non è proprio lì fuori dall'uscio, però insomma si potrebbe anche pensare di fare un'esperienza che vada al di là della saga dell'anguilla. Se vi trovate in Giappone, sappiate che il ristorante del signor Hiroshi Ogata è nell'isola più meridionale dell'arcipelago, per capirci, dove c'è la città di Nagasaki, sullo stretto, e si chiama Inakan, con due A, Inakan, e nella provincia di Fukuoka, cioè nel nord dell'isola meridionale. Sono esattamente 100 anni che quel ristorante fa kabayaki, cioè anguilla arrosto, così allo stile. Allora, come voi ben sapete, tante sono le preparazioni possibili di questa splendida anguilla. Peraltro la saga dell'anguilla non fa mistero che ve ne siano veramente tante presentate tra i ristoranti, tra le attività che si propongono come ristoranti locali. Prego. Sì, quella anguilla griglia di Comacchio magari concede 45 minuti, quasi un'ora circa. Però qua questa misura che lui usa in Giappone è più piccola, quasi 300 grammi, quindi non ci vogliono tanti minuti, solo 20 minuti. Però è maniera comacchiese, cuocete bene, quindi è molto buono quando mangiate. E peraltro sì, mi ricordo, anzi ho recepito questa informazione, il nostro illustre ospite è stato anche a mangiare allo stand gastronomico. Qui peraltro abbiamo il presidente anche, vieni qua, un mio cognonimo. Allora, Vaide è il presidente, responsabile della saga dell'anguilla. Facciamo un bel applauso perché è un po' stressato. Continua a guardare per aria per recepire quelle che sono le intenzioni del piano di sopra, ma sembra che quest'oggi il problema sia stato risolto. Dico bene? Domani sera arrivo a Metasagra. Oggi invece dico, peccato, sono quasi a Metasagra. Ecco, quindi ha rigenerato, perché ve lo dico io il motivo, perché tu nel frattempo a mezzogiorno hai mangiato l'anguilla e questi sono i risultati. Questi sono i risultati, ti fanno migliorare lo spirito, diventi ottimista, eccetera. Neanche il peggior piazzista può arrivare a tanto, siamo riusciti, grazie Vaide. Allora, dicevo che il nostro illustrissimo ospite ha avuto modo di assaggiare l'anguilla preparata allo stand gastronomico e credo che il gusto e il sapore di questa anguilla sia rimasto nel palato del nostro ospite in maniera piacevole, quindi l'esperienza è stata positiva. Perfetto, così che in Giappone tutti sappiano di questo. Allora, io nel frattempo, visto che ancora la preparazione non è stata ultimata e Marina continua a preparare la propria alchimia che ha a che fare con l'anguilla, ho il piacere di avere qui con me anche Alessandro Menegatti, che è colui che quest'anno ha la gestione diretta dell'antica pescheria di Comacchio. Peraltro Menegatti è specializzato in una preparazione particolare dell'anguilla. Quale? L'anguilla marinata. L'anguilla marinata. Come si prepara l'anguilla marinata? L'anguilla marinata tradizionale di Comacchio
si prepara solamente col prodotto delle valli di Comacchio, e quindi questo è l'elemento qualitativo. È presidio slow food, l'anguilla viene quindi catturata al lavoriero, poi viene spiedata, o meglio, prima tagliata, poi spiedata e poi cotta nei camini alimentati a legna all'interno dell'antica manifattura dei marinati. Ed è, vi posso garantire, uno spettacolo, peraltro all'interno della sagra dell'anguilla, nel programma specifico della sagra, è stato concepito anche un momento che vi consentirà di osservare in prima persona, e questo assolutamente gratuitamente, tutto ciò che avviene in questa bellissima sala che è la sala fuochi, presente nella manifattura dei marinati. A che ora è possibile essere presenti per questo spettacolo? Tutti i sabati dalle 10:30 in poi fino a fine giornata, perché facciamo un quintale, quindi si va avanti finché non sia finita la cottura di tutto. Scusate, adesso possiamo... Perfetto, grazie Alessandro, prego, diamo la parola al Giappone, prego. Sì, adesso lui vuole mettere salsa sopra le anguille. Di solito lui mette così, però oggi usa un pennello per mettere uno a uno. Quindi osserviamo con attenzione ciò che avviene nel proseguimento di questa preparazione. Quindi utilizzate il vostro occhio destro per guardare ciò che avviene dalle parti del Giappone e il vostro occhio sinistro per verificare ciò che avviene dalle parti del parco del Delta del Po. Questo è il liquido che è stato preparato alcuni minuti fa. Io ho memorizzato tra le altre...